Ha 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 ha! Nuovo, buongiorno. buongiorno a tutti. Abbiamo fatto un cambio. È una mattina piena. Allora, di solito chi compì gli anni, a ah, chi compie gli anni, bisogna fare un regalo, no? Bene, invece c'è chi compie gli anni e lo fa noi il regalo. Guardate un po' come vanno le cose qua al Boetico. È un po' così: eh, noi siamo originali, ma ci piace esserlo. Quindi, grazie per il regalo. Che tu ci fai per il tuo compleanno, Simone. Grazie mille. Dai un applauso al nostro amico Simone. Che oggi compie gli anni, è già anzianotto. però mai, cioè, voglio dire, mai come me. Quindi, tranquillo che va benissimo. Allora, eh, abbiamo sentito un po' la storia no? di quello che sono le situazioni, i santuari, che, quanto lavoro che c'è dietro. Come dicevamo, poi dopo ci sono mh, le persone che informano, che raccontano, che eh, cercano di divulgare un'informazione libera e pulita. Bisogna farlo con canali trasversali, perché quando l'informazione è libera e pulita, spesso e volentieri è scomoda. Quindi come facciamo? E, e, e si lavora sodo, si lavora duro, eh, ci si smagrisce, si diventa bianchi come dei cenci, cioè voglio dire, non, non capita a tutti. <ride> Insomma, ci si mette veramente del pathos dell'anima. Adesso si scherza un pochino per cercare anche un po' di eh, sollevare lo spirito, però effettivamente, eh, un attivista che dedica tutto il suo tempo possibile una ricerca profonda eh, specifica e, e il modo e la maniera migliore per eh, poterla diffondere, effettivamente eh, ci mette tanto tanto animo e, e tanta anche fatica proprio anche fisica. Eh, Simone è uno dei rappresentanti, tra virgolette, eh, dei ragazzi di Earth Riot. Earth Riot è un movimento, è un movimento eh, che personalmente appoggio da quando li ho conosciuti, quindi da quasi sempre, cioè più o meno, perché eh, loro sono, abbiamo, abbiamo diciamo, iniziato che eravamo veramente quattro gatti. Ok, con eh, però tanta, tanta energia, tanta convinzione, abbiamo fatto delle campagne davanti a McDonald's per comunque sensibilizzare, eh, insomma mh. i temi che trattano questi ragazzi sono infiniti. Perché eh, il tema è uno sostanzialmente lo sfruttamento del pianeta. Quindi eh, si può sintetizzare in una maniera molto breve, ma che è ampissimo. Ampissimo, io non riesco più a starci dietro perché molte volte dico: Boh, Simone, io questa roba non lo so, come faccio a venire a sostenere una campagna di una roba che non so? E lui mi dice: Ma Marina, c'è anche quello. Dico: Vabbè, allora mandami questo video e insomma, informati, ma anche questo, questo no. Insomma, quindi abbiamo oggi Simone che ci regala per il suo compleanno una conferenza estremamente forte, d'impatto, interessante. Da ascoltare veramente perché tutto quello che ci racconta è pure sacrosanta verità. Quindi lascio la parola a Simone. Grazie mille per essere qua e anche a te che non ti conosco, però grazie. Bentrovati. Eh, mi prendo dieci secondi prima di partire in quarta per eh, ricordarvi. Che eh, ancora per oggi in via Mario De Maria 5 qua a Bologna presso Social Log andrà avanti la raccolta di beni di prima necessità per i terremotati eh, delle zone colpite nei giorni passati. Al nostro stand siamo tutti terrestri in condivisione con gli antispecisti pretesi e Agripanche. Trovate la lista anche di dove portare cose a Modena e a Ferrara nei prossimi, nei prossimi giorni. Venendo a noi, eh, io appunto rappresento Eartriot, siamo una realtà per chi non ci conoscesse, eh, di informazione pulita per la liberazione animale, umana e, e della terra. E oggi ho il piacere di poter condividere la, la, con lo spazio, la conferenza con Martina in rappresentanza del Cencio di, di Latina che ci illustrerà le infiltrazioni e i movimenti di Monsanto sul territorio italiano. E noi appunto ci occupiamo da quattro anni di denunciare crimini ambientali, animali e sociali. Parliamo di fatto di antispecismo, ma lo facciamo attraverso le, le campagne, eh, tutti quegli aspetti che comunque riguardano ogni tipo di, di sfruttamento. E il titolo che abbiamo dato alla conferenza di oggi è puramente indicativo, di fatto andiamo a parlare di liberazione della terra, perché comunque parte tutto da lì. Il tutto superiore alla somma delle parti. Eh, nessuno si può eh, considerare veramente libero se non siamo liberi tutti, e in questo tutti deve rientrare come prima cosa la Terra, il pianeta che ci ospita. Per Terra, ovviamente, si intendono anche le vaste distese di, di acqua che mai come in questo momento subiscono inquinamento. Subiscono un è stato coniato ultimamente il termine anche. Ocean grabbing. Il land grabbing si può vedere, lo possiamo vedere visibilmente, visibilmente eh, attraverso la deforestazione, attraverso l'opera di neocolonizzazione che portano avanti le multinazionali sulle foreste eh, tropicali. L'ocean grabbing è già un po' più complicato da, da notare, ma avviene, avviene ogni giorno, avviene attra eh, attraverso le estrazioni petrolifere, avviene attraverso comunque un inquinamento sempre più vasto eh, dei pesticidi che finiscono nelle falde acquifere, finiscono nei, eh, nei mari, vedremo dopo provenienti da dove, attraverso queste microplastiche che sono presenti ormai nei mari e nei oceani, più che eh, le specie ittiche che popolano eh, questi, questi ecosistemi. E quindi oggi andremo a dare un po' una panoramica eh, generale in merito alla liberazione della, della Terra, in merito al mh, sentirsi terrestri, non cittadini di Bologna, cittadini emiliani, cittadini toscani, cittadini i, italiani e europei, dobbiamo toglierci dalla testa i confini. Gli unici confini che dobbiamo accettare sono quelli dati naturalmente dalla terra, dalla natura, ma i confini che ci hanno voluto mettere il sistema, le barriere che stanno alzando in questi mesi, che limitano il movimento delle persone, che limitano il movimento e la vita degli stessi animali che rimangono uccisi per il filo spinato, i muri che, che alzano. Per, per dividerci, per separarci in un mondo che non è, non, non, non conosce catene, non deve conoscere catene, non deve conoscere barriere. Quindi arrivare sempre di più a questa concezione del siamo tutti terrestri, tutti abitanti dello stesso pianeta Terra e già solo per questa ragione dobbiamo fare tutto quello che è nel nostro potere per eh, limitare il più possibile il nostro impatto quotidiano eh, sul pianeta. Eh, noi oggi mh, ci siamo posti l'obiettivo, come del resto facciamo sempre, di darvi, vi forniamo quello, quello che è il nostro lavoro quotidiano, indagini, eh, approfondimenti, andiamo a grattare dove altri non, non riescono, non possono o non vogliono andare a, a, a grattare per, per convenienza e per ordini dal, dall'alto, in maniera tale che ognuno di voi uscendo da qua oggi abbia un quadro generale della situazione, in mano gli strumenti per cambiare nell'immediato le, le cose, perché il momento è quanto mai eh, drammatico per il pianeta in, in generale e poi per l'aspetto anche dell'antispecismo. Questo lo andremo a vedere alla fine. Una delle campagne mh, maggiormente longeve e che, che rappresenta di fatto la liberazione della Terra. Che è la lotta per la liberazione della Terra che portiamo avanti ormai da, da oltre quattro anni è quella contro il mercato dell'olio di palma. Che non, eh, non è mai stata una campagna contro. Un, un singolo prodotto, un singolo eh, alimento, ma per dare appunto una, una visione di come il pianeta viene sfruttato, delle produzioni intensive, delle monoculture eh, intensive, di come il pianeta viene colonizzato appunto attraverso il, il land grabbing e dell'operato delle, eh, delle multinazionali. Oggi non starà appunto, ne parliamo da quattro anni. Mm, non è, non è per prenderci dei, dei meriti, ma siamo stati i primi in Italia a portare alla luce questo argomento quando nessuno lo considerava, quando si considerava un argomento ci sono cose più importanti. E invece il mercato dell'olio di palma, come il mercato dell'olio di cocco, come le produzioni di soia, mais, avocado, canna da zucchero, tutti quei prodotti che eh, uno dice: beh, sono di origine vegetale. Quindi io sono vegano, posso consumarli. No. Dobbiamo ridisegnare, dobbiamo rivedere anche il concetto di, di veganismo, il significato di questo, di questo termine. Il mercato dell'olio di palma è l'emblema di questo sfruttamento: significa sfruttamento ambientale, significa deforestazione, significa morte eh, animale, sfruttamento, sfruttamento, schiavitù e morte eh, sociale di infinite popolazioni eh, tribali e, e non. Oggi non, non andrò a dilungarmi su quelli che sono i crimini del mercato dell'olio di palma, perché ormai dovrebbero essere di dominio pubblico e avere chiara la situazione. Quello che non è chiaro e ha fatto un po' perdere, un po' scemare la lotta, diciamo, dalle nostre parti, è che quando una, un argomento arriva di dominio pubblico in, in Italia o comunque da, da queste parti qua in Europa, viene sempre approcciato per l'aspetto più in assoluto inutile e egoista, cioè quello della salute del consumatore. Quando il problema della salute del consumatore si risolve in un attimo, basta smettere di consumare prodotti che contengono olio di palma e di origine tropicale in, eh, in, in generale. E invece quando finalmente il vaso è stato scoperchiato, il problema era di, di, di dominio pubblico, sono andati tutti a picchiare lì la preoccupazione verso il, il consumatore, quando i problemi a monte sono, sono ben altri. Ma è la stessa cosa che sta avvenendo in, questo, in questi mesi ultimamente per il veganismo che sta perdendo ogni suo valore, ogni suo principio eh, storico, che viene affrontato esclusivamente per un aspetto di salute, di dieta, di moda, di ricettina, di piatto eh, salutare, di gusto. Dobbiamo rivedere tutta la visione della, eh, della lotta, affrontare gli argomenti per quello che sono veramente. Per atti eh, queste lotte vanno portate avanti in maniera altruistica, non egoistica, pensando a chi soffre a monte, non ai danni che, che crea quella determinata eh, sostanza. Per dirvi, l'olio di palma appunto è stato la pripista, l'olio di cocco, siamo alla stessa, alla stessa situazione, vengono ammaestrate le scimmie per, per andare a raccogliere le noci sulle, sulle palme. E io voglio darvi giusto adesso un'infarinatura su quelle che sono le ultimissime notizie eh, in merito al mercato dell'olio di palma perché, appunto, dalle nostre parti, se uno. Ma lo potete fare tutti, andate su Google e fate una ricerca veloce: L olio di palma, vi escono solo notizie adesso di giornali, anche che mh, le, le, la, la persona che magari non conosce le realtà indipendenti, le realtà che appunto fanno informazione senza essere pilotate politicamente, finanziariamente, dalle multinazionali, eh. Eh, trova i giornali, quelli più classici, eh, senza far nomi, il fatto alimentare, eh, che fanno pubblicità ai marchi che hanno avviato linee senza olio di palma. Questo non vuol dire che hanno smesso di usare olio di palma, hanno creato una linea in più. Senza olio di palma, creando così una fascia di consumatori nuova che prima non c'era, mantenendo di fatto eh, a un prezzo più alto, a un prezzo maggiorato, perché comunque c'è questa, eh, questa magia che quando tu levi un ingrediente da un prodotto costa di più, però. <ride> Questo avviene per il veganismo, avviene per tutto quanto. Allora, eh, primo primo. Aspetto quindi questo, il mercato dell'olio di palma non è stato fermato, la battaglia non è vinta, al contrario di quello che vogliono dire i, i giornali. Le, la COP, la, la misura, eh, tante linee eh, di, di, di tanti marchi che stanno sbandierando questa sostenibilità, questo, per, questo si chiama eh, greenwashing, no? il rifarsi l'immagine, l'abbellire l'etichetta, magari cambiano il colore dell'etichetta, magari mettono una scritta in più, ma non è cambiato niente. No? Non è... Usano tanto il color verde, la prima è stata: il primo, eh, manco, eh, cosa ve lo dico a fare? Il primo è stato McDonald's che ha cambiato all'improvviso la propria etichetta, il proprio logo storico. E, mh, le, le produzioni, la produzione eh, precisamente di olio di palma in questi ultimi mesi si è semplicemente spostata, nel senso che il sud-est asiatico, da dove fino all'inizio di quest'estate proveniva tra l'80 e il 90% della produzione mondiale di olio di palma, ormai è esausto. Tutto quello che potevano succhiare da quel terreno l'hanno succhiato. Mm, solo nell'autunno del 2015 sono andati in fumo 700.000 ettari di foresta. Incendi che eh, ripetono anno dopo anno proprio per cercare di dare ancora un po' una vita a un terreno che è stato violentato. Perché se, tu, eh, se si va a, a convertire una foresta tropicale dove c'è una biodiversità enorme, animale e vegetale, quindi nutrimento su nutrimento, ricambio tra, tra, tra i vegetali e gli animali, si converte e si inizia a coltivare una sola specie vegetale, nel giro di due anni quel terreno è morto, a, eh, per via dei pesticidi, per via de, del fatto che c'è una pianta sola all'improvviso, quindi il nutrimento del terreno è, è azzerato. Appiccano questi incendi che tra l'altro creano un inquinamento enorme e problemi, sì, lì alla salute, ma di chi vive a Shanghai, di chi vive a Singapore, in quelle zone lì, che viene colpito da questo fenomeno che si chiama oze, che sono queste nubi. Nere che si muovono e eh, per mesi vanno a sembra che sia nebbia invece è il fumo che si alza dalle foreste del sud-est asiatico. Da lì le produzioni le stanno spostando, stanno tornando in Africa, da dove tutto ha avuto origine perché la palma eh, utilizzata proprio allo scopo della produzione dell'olio di palma è, è originaria di quelle zone lì e lì le, i territori vengono colpiti soprattutto per quelli che sono, ricordiamoci che l'olio di palma viene utilizzato per tre scopi, alimentare per la maggior parte, poco sotto i biocarburanti, i falsi biocarburanti e l'aspetto cosmetico, salute personale, prodotti per la casa. Falsi biocarburanti perché l'olio di palma eh, insieme alla soia e al, al mais e rientra in quegli alimenti che non possono essere utilizzati per produrre eh, biocarburanti, biodiesel, perché la, il, la loro produzione a monte crea più inquinamento di quello che poi viene risparmiato quando vai a usare il carburante eh, per, per muovere quello che, bisogna, bisogna che, che, che va mosso. E Africa, che è una terra storicamente violentata, falcidiata da varie, varie produzioni, varie estrazioni, eh, una su tutte, il coltan, che viene, il cobalto, che viene estratto dal, eh, dal, Congo per minerale utilizzato nella produzione di PC, di telefoni cellulari, di lettori, eh, di lettori DVD. Quindi, non è che hanno bisogno di essere colonizzati eh, ulteriormente. È una cosa importante che spesso eh, non era chiara, che mh, spesso ci è stata chiesta in tutti questi anni, è: eh, però, magari questi mercati creano un, uh, un aspetto di, di, di lavoro, un'occasione lavorativa per le persone del, eh, del luogo. La, la formula è questa. Eh, le multinazionali del settore alimentare, i biocarburanti, quello, eh, quello che sono, che non sono, attenzione: eh, se verrete al, al nostro banchino ci sono tutti i volantini eh, con le multinazionali da boicottare sia per il discorso dell'olio di palma che per gli OGM e tante altre ragioni. Ma ehm, sono le multinazionali appunto che trovate all'interno dei supermercati e che utilizzano. L'olio di palma che lo comprano, ma quelle che lo producono, quelle che vanno a colonizzare queste terre, sono multinazionali di cui probabilmente non avete mai sentito il nome: Wilmar, Cargill, DuPont, eh, Dow Chemical, ehm, Unilever, Procter Gamble, e eh, in, in Africa ad esempio Heracles, eh, che è appunto è una multinazionale statunitense che si occupa prevalentemente della produzione di, bio, eh, di biocarburanti. L'aspetto lavorativo non esiste per le popolazioni di, questo, eh, di questi luoghi, le, alle, gli vengono date due scelte fondamentali la, la, la terra che voi coltivavate, tra l'altro, non per farci chissà quale tipo di lucro, ma semplicemente per farci mangiare alla famiglia adesso è nostra. Potete decidere se diventare nostri schiavi oppure comunque andate via, o con le buone o con le cattive. Destino ancora più mh, allucinante spetta alle popolazioni indigene che ovviamente non vengono neanche contattate, non vengono neanche avvertite del fatto che le terre adesso sono di dominio delle, delle multinazionali e quindi si vedono arrivare le ruspe da, da oggi al domani e ogni giorno scompaiono tribù indigene che sono loro sì, noi facciamo, noi facciamo un lavoro di informazione ma i difensori della terra sono loro, sono l'ultimo baluardo a difesa delle, delle foreste e che le foreste le preservano, fanno un lavoro da centinaia e centinaia di anni che ha permesso finora alle, alla terra di avere ancora degli angoli incontaminati, verdi, con, con, attraverso i quali può, eh, può respirare. E le, per, darvi, per darvi giusto un dato così, anche se a me non piace dare dati perché leva un po'... Toglie, secondo il nostro punto di vista, sì, l'importanza della, della vita singola, cioè non sono i grandi numeri che devono, che devono far indignare, è un, un qualsiasi crimine, grande o piccolo che sia, deve far indignare. Però per dire, solo nel, eh, nel 1965 è iniziato il genocidio in, in Indonesia e in Malesia per eh, squadroni al. Mh, Portata avanti da squadroni della morte, ingaggiati dalle, dalle prime multinazionali che sono andate a colonizzare eh, quelle zone, da allora si stimano eh, oltre 500.000 persone che sono state uccise sistematicamente perché intralciavano il lavoro delle multinazionali per le, per le monoculture intensive in, eh, in generale. E appunto, dicevamo che le, 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 la produzione adesso la colonizzazione si sta spostando. Abbiamo detto in Africa eh, e poi in, in Sud America, soprattutto in Perù, eh, che è un'altra terra dove già eh, è stata portata avanti una grande colonizzazione per le eh, monoculture di non voglio sbagliarmi, sbaglio sempre tra cacao e caffè. Si um, tratta di, uh, dove l'ho scritto? No. Oh, grazie, cara. Uh, Perù, cacao e, e le miniere di rame. il primo produttore, il secondo produttore di, di rame al mondo, il, uh, il Perù. E, quindi sono, e poi le, le, è stato colpito ultimamente da delle perdite di petrolio enorme che, continua a, che continuano a riversarsi in questi ultimi mesi sia nel Golfo del Messico che nelle, appunto nel, nella, nella Mazzonia eh, peruviana allora il punto qual è? Eh, cosa, noi cosa, cosa possiamo fare eh, in, tutto, in tutto questo? in realtà possiamo fare tutto, perché eh, de deriva tutto da noi, è tutto, è tutto conseguente alle nostre azioni eh, quotidiane. Appunto, eh, che cosa è successo mm, in merito? Ma io continuo a parlare di mercato di olio di palma, ma togliamocelo dalla, cioè, dalla testa: anche perché ehm, si è creata una cosa. Appunto, si è creata una fascia di consumatori che prima non c'era e lo scopo di, questo, di, questo, di questa campagna non era portare le persone a chiedere alla Mulino Bianco per favore ci fate una linea senza olio di palma. No, la Mulino Bianco va boicottata in tronco perché se non è l'olio di palma è lo sfruttamento animale, se non è lo sfruttamento animale è l'industria delle armi perché la Mulino Bianco fa parte di Barilla che ha al suo interno azionisti che trafficano nel, nel mercato delle armi. Quindi ci sono infinità di ragioni. L lo scopo di queste campagne è quello di prendere le distanze definitivamente dalla grande distribuzione organizzata, perché è impossibile, non è possibile, non è auspicabile lottare per la liberazione animale, umana della terra se noi. Continuiamo ad essere schiavi di quello che vomita il mercato ogni giorno, non dobbiamo chiedere all'industria linee senza quello, linee senza quell'altro. Dobbiamo ignorarla, l'industria. Dobbiamo tornare all'origine di quello che era eh, le, 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 mh, schiettamente l'alimentazione, comunque l'approccio verso, verso la natura, verso l'aspetto appunto veramente di sostenibilità del, eh, del pianeta. Eh, quindi, il discorso delle, delle linee di prodotti senza olio di palma che è partito è assolutamente inutile, anche perché se andate vi basta fare un giro, io l'ho fatto nei giorni scorsi di nuovo per essere sicuro di, di, di quello che andavo a, a dire, ma lo sapevo che era, che era così, vi basta fare un giro in qualsiasi supermercato e c'è appunto... Una, due linee per ogni marchio senza olio di palma, ma lo usano in altri prodotti. Il boicottaggio vero e proprio è dimenticarsi che esistono certi, che esistono certi marchi, ma proprio non andare più alla COP, non andare più nei, nei, nei supermercati e tanto meno da Natura sì, dove c'è un'industria del biologico che è il più grande falso del, che, che, potevano, che potevano inventarsi. E qui andiamo al discorso dell'olio di palma biologico proveniente da fonti gestite in maniera sostenibile. Che ovviamente, no, perché poi ci sono passatemi il termine, ci sono state varie pisciatine in quest'ultimo periodo no, di vari partitucci politici che come si rendono conto che c'è un, 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 un movimento, un, un, un agglomerato di persone che sta andando in una direzione. Ah, aspetta, ma che queste ce le inglobiamo noi così ci prendiamo i loro voti. Parlano di, di, di olio di palma eh, sostenibile, di mercato di, eh, di sostenibilità. Non esiste. L'olio di palma sostenibile, l'olio di cocco sostenibile, ma ha senso comunque un prodotto che proviene dall'altra parte: sono 13.000 km di viaggio. 24 ore di viaggio in navi con silos appositi che mantengono l'olio di palma a una temperatura superiore ai 25 gradi, perché altrimenti solidificherebbe. E sarebbe inutilizzabile, quindi pensate all'emissione di CO2, all'emissione di, 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 di gas serra. Quindi già solo questo dovrebbe bastare per dire: non è sostenibile. Poi c'è tutto il discorso eh, del, del 2004, eh, data storica per le multinazionali del settore, che eh, multinazionali eh, sono state: le prime sono state Wilmar, Nestlé, ehm, Adesso non le ricordo, però le trovate tutte sul nostro sito, sulla pagina Facebook, sui nostri canali, nei volantini che trovate al nostro eh, banchino. Un manipolo di, di multinazionali che hanno capito che per continuare a commerciare, a produrre olio di palma, gli serviva creare una facciata di protezione. E per poter creare questa facciata hanno preso con loro il WWF per completare il processo di eh, greenwashing e di dare un'immagine di sostenibilità a tutto quanto, creando l'RSPO, questa tavola eh, dell'olio di palma eh, sostenibile che è appunto un, eh, una modalità, un modo per le multinazionali di coprire i crimini che ci sono a monte e di autoregolarsi nei confronti del, eh, del consumatore. Il consumatore è l'ultimo anello di questa catena di sfruttamento che ruota attorno al, al pianeta. È tutto nelle nostre mani. Non possiamo ritenerci, eh, nessuno di noi ci si può ritenere eh, libero e non si può auspicare la liberazione di nessuno fin quando saremo schiavi di quello che decide il mercato, finché asse asseconderemo le scelte del mercato, finché il nostro modo di vivere sarà determinato da. Oddio, ma io quindi adesso non posso più consumare quello, non posso più consumare quell'altro. Mi dite, allora che cosa mangio? La frutta, la verdura, i legumi, quello che dà la natura da, da, da sempre. Qual è il problema? Un aspetto questo che sta eh, soffocando, fagocitando, inglobando in maniera veramente triste il veganismo in quest'ultimo periodo. E questo lo vedremo, eh, lo vedremo alla fine. Prendere le distanze dalla grande distribuzione organizzata è il primo passo, è il passo fondamentale per prendere le distanze da un sistema, da, da quel sistema basato su capitalismo e consumismo che è alla base del, del, dell'antropocentrismo, del, del, dello specismo, del mettere l'uomo al centro di, di tutto, dominante sul, sul pianeta, dominante su tutte le risorse che, che il pianeta... Offre non che sono nostre: il pianeta non è nostro, il pianeta non è di nessuno. Il pianeta è di tutti, di tutte le specie animali e quindi anche noi, perché anche noi siamo eh, animali. Ed è nostro, eh, nostro dovere quotidiano fare tutto il possibile per preservarlo in maniera da garantire la libertà di tutti quanti. Un aspetto che si sta venendo a creare eh, ultimamente, che azzera di fatto per come si, stanno, per come si sta mettendo la, la situazione, eh, il, il, fatto, il discorso del mh, sono vegano, non sono vegano, quindi il mio impatto sull'ambiente è già minore, salvo un mucchio di, di vite, certo dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Ma l'obiettivo delle multinazionali, eh, della grande distribuzione organizzata, del sistema capitalista è proprio quello di mantenerci tutti schiavi di questo sistema. Quello che stanno facendo determinate multinazionali in, eh, in quest'ultimo periodo, ma da diversi anni ormai, e, e qua inizio a parlare di quelle che, vengono, che sono state ormai da molto tempo nominate, soprannominate come Big Six ovvero Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Chemical, eh, Dupont e, eh, aiutami, eh, Cargill e Basf. Allora, eh, queste multinazionali stanno facendo in modo innanzitutto di eh, appropriarsi del mercato dei, dei semi nel momento in cui attraverso la manipolazione genetica, quindi la, la, la produzione, l'elaborazione di, di, di nuovi semi geneticamente modificati, dei quali loro a quel punto hanno il monopolio, perché li possono vendere col, col brevetto come eh, produzione loro da, da zero, brevettati, e quindi eh, in quel modo ottengono di fatto il monopolio su, su, sulla vita. Sui terreni e sulla vita in, in generale delle specie vegetali che vengono coltivate e di fatto dell'alimentazione mondiale. Se tu hai il monopolio sull'alimentazione mondiale, controlli i popoli di tutto, di tutto il mondo. Quello a cui puntano queste multinazionali in questo momento e da sempre è quello appunto di diffondere sia semi geneticamente modificati e dall'altro lato ottenere la patente su semi tradizionali, una mossa che sta tentando ultimamente la Singenta è quella di ottenere la patente sui pomodori, su tutte le specie di, di, di pomodoro, ma non geneticamente modificate, attenzione, le specie tradizionali. Quindi parliamo di multinazionali, Monsanto, Bayer, Singenta, che fanno sperimentazione animale, che mh, la Monsanto storicamente i danni più grossi li ha commessi eh, in India. Dove è andata a, a, a sperimentare per la prima volta il cotone BT geneticamente modificato, eh, truffando i contadini eh, indiani, che mh, disinformati o appunto assaliti dall'informazione dal, dall eh, falsa promossa da, da Monsanto, loro si presentano e regalano i primi semi, no? promettendo eh, raccolti. Eh, grandissimi raccolti, grandissime rese, però non dicono che il seme ha un solo ciclo di vita. Quindi, questi contadini si sono ritrovati poi col terreno morto dove non potevano ripiantare le, la specie di, di cotone tradizionale del, eh, dell'India ed erano eh, costretti ad andare a, a, ad acquistare da quel momento i semi dalla, dalla Monsanto a prezzi esorbitanti. Eh, tra la fine degli anni 90 e l'inizio de, del 2000, 200, circa 300.000 eh, contadini indiani si sono suicidati perché non avevano più modo di mantenere, di, di sostenere le proprie, le proprie famiglie. Il mercato del, dei semi geneticamente modificati è, anche, è soprattutto funzionale, non è tanto il guadagno di queste multinazionali, non deriva tanto dalla diffusione di semi geneticamente modificati, ma dal fatto che queste piante per crescere hanno bisogno di un grandissimo trattamento da parte dei pesticidi che vengono prodotti dalle stesse multinazionali che diffondono eh, questi semi. Eh, il glifosato ormai è di dominio pubblico. Eh, viene utilizzato ormai eh, inflazionato senza più nessun criterio, non solo, non è più un pesticida utilizzato sulle colture geneticamente modificate, lo utilizzano ovunque, lo utilizzano per trattare i, il, i campi di calcio, per trattare le aiuole, per trattare i giardinetti dove giocano i bambini. Sono illegali, ma che venivano utilizzati uno su tutti, il Parquat. Sono eh, pesticidi che alla base della, mh, praticamente stimolavano, scatenavano il gene dormiente del morbo di Parkinson all'interno delle, delle persone. Quindi, ma non eh, de, di chi lavorava con questi pesticidi, cioè che, di chi li diffondeva sui, sui, sui parchi, ma di chi. Va a giocare nei giardinetti, cioè basta strisciare con le gambe sull sull'erba, sulle, sulle, sui vegetali sui quali vengono usati questi pesticidi per rischiare di contrarre malattie. Il glifosato, adesso lo sappiamo, è cancerogeno, ma non, non servivano le istituzioni. Per, per portare alla, alla luce questo problema, perché stiamo parlando di un pesticida prodotto dalla Monsanto, il glifosato è Roundup, prodotto dalla Monsanto nel 1974. Monsanto vuol dire agente arancio, guerra del Vietnam, vuol dire DDT, vuol dire fosforo bianco che ancora adesso viene usato per bombardare la Siria, un esfoliante, un, una, una polvere che crea eh, causa ustioni gravissime, mortali sulla pelle. Parliamo di multinazionali di questo tipo, non, deve, non dobbiamo, dobbiamo smetterla di aspettare che l'istituzione di turno ci venga a dire: Eh sì, scusate, è vero, è cancerogeno. Le informazioni ce le abbiamo davanti agli occhi, basta andarle a, 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 a cercare. E, ehm, una cosa che sta eh, avvenendo in questo momento, eh, perché comunque ci sono. Del, si sono creati in questi anni delle, delle espressioni molto forti di resistenza, da cui dobbiamo prendere un, un grande esempio e, e da, dai quali, appunto, dobbiamo capire come condurre la lotta che non va condotta attraverso il dialogo con le istituzioni, attraverso il chiedere le cose a partiti politici, attraverso referendum, attraverso eh, votazioni, va condotta in prima persona, i terreni vanno presidiati, vanno difesi dove eh, ci rendiamo conto esserci stabilimenti di queste multinazionali, bisogna creare situazioni di resistenza. Multinazionali che adesso, da un lato per crisi, da un lato per rendersi sempre più potenti, si stanno, stanno iniziando a mangiarsi tra di loro. Ma non è, non, questo non vuol dire che stanno andando in crisi, serve solo per ehm, diventare più potenti e avere, avere ancora di più il, il, il monopolio. Della, della produzione di, di, di semi e de, le, la possibilità di colonizzare maggiormente il pianeta. Eh, All'inizio dell'anno Dupont ha acquistato eh, da Chemical, eh, successivamente Singenta è stata acquistata dalla Chem, dalla Chem China. In queste settimane, ma da mesi, stanno lavorando Bayer e Monsanto per fondersi eh, assieme. Monsanto, che ultimamente ha subito un grande colpo in uno dei, dei, dei luoghi maggiormente violentato da questa multinazionale, che è l'Argentina, dove eh, il, quasi il 70% del, de, del territorio è stato colonizzato dalla soia geneticamente modificata. E qua io spero che non ci sia bisogno di farla questa sottolineatura, ma la faccio, non stiamo parlando di colture. Per risolvere il problema della fame nel mondo, stiamo parlando di colture per mettere all'ingrasso gli animali negli allevamenti. Okay? E 70% di terreni colonizzati per la soia geneticamente modificata. Eh, vi consiglio di cercare il documentario Il costo umano dei pesticidi, Pablo Ernesto Piovano. Ci sono le foto anche sul nostro eh, sito, sulla nostra pagina Facebook, che mostrano i danni provocati alla popolazione argentina dall'esposizione al glifosato e alle, ai pesticidi in generale diffusi su questo territorio. Per quattro anni a Malvinas, in cor, a Cordoba, in Argentina, hanno lottato per impedire l'apertura dell'ennesimo stabilimento di questa multinazionale che avrebbe rifornito di semi geneticamente modificati tutto il Sud America. Qualche settimana fa Malvinas ha vinto, Monsanto si è ritirata, ha rinunciato al, al, a, questo, a questo progetto. L'operazione comunque sul Sud America sta andando avanti perché adesso eh, stanno lottando contro quella che è stata nominata legge Monsanto, che è una, un provvedimento che prevede di eh, criminalizzare quei contadini che continuano ad usare... I, eh, i semi dopo la prima eh, stesura, dopo il primo, dopo il primo raccolto. Eh, quindi la lotta non si è fermata, la lotta va avanti e la lotta non è a Cordoba, non è solo lì, non è localizzata, eh, do dobbiamo uscire dalla territorializzazione della, eh, della lotta, la lotta che eh, queste, questo, eh, il popolo, eh, non personaggi particolari, non supereroi. Eh, questo è importante che ci mettiamo in testa: che mh, per dire l'informazione che facciamo noi, le indagini, la lotta che fanno eh, in Argentina, la lotta che fanno i ragazzi ad Amba che per, per proteggere la foresta eh, della Germania dalle estrazioni di carbone, molte altre lotte le, posso, le può fare, le, le dobbiamo fare ognuno di noi. E non c'è più tempo, dobbiamo scendere in piazza in prima persona e mettere il nostro corpo a difesa del, eh, del pianeta. E la lotta che loro hanno fatto in Argentina è una lotta per la libertà della terra in generale per la libertà di ognuno di noi una lotta che adesso e colgo l'occasione quindi per introdurre quello di cui ci è venuta a parlare Martina si deve spostare continuare prendendo esempio da lì a latina sul nostro territorio in merito ai movimenti che la Monsanto sta facendo in questo momento in, in Italia buongiorno a tutti e prima quando Simone diceva che non dobbiamo aspettare l'intervento delle istituzioni, io ho sorriso perché il caso di Latina eh, è abbastanza esplicativo, diciamo che conferma quello che eh, ci ha raccontato Simone fino adesso. Allora, eh, la situazione su Latina, faccio una breve premessa perché comunque è una città che ha un capoluogo di provincia abbastanza grande, però trovandosi nella regione Lazio è mh, diciamo messo oscurato dalla presenza di Roma, le le altre province del Lazio sono piccoli satelliti della, della capitale e parallelamente è una città eh, da, da sempre dominata dal pensiero fascista, da quando è stata fondata fondamentalmente. Dal 1993 abbiamo sindaci dichiaratamente di destra, ex fascisti, militanti, picchiatori e via dicendo, ehm, che hanno ampiamente eh, banchettato sul nostro territorio speculando cementificando e via dicendo anche eh, andando a braccetto con la Camorra. Succede che eh, quest'anno, a giugno ci sono state le elezioni da noi perché il nostro comune è stato commissariato due volte in cinque anni, quindi figuratevi quanti buffi, quanti debiti aveva il comune, e, succede che quest'anno vince una lista civica, una lista civica che dentro ha... Eh, anche ex eh, persone di rifondazione comunista, persone che vengono dall'attivismo, quindi a livello nazionale è stato un caso eclatante anche perché questa lista civica ha vinto al ballottaggio con il 75% delle preferenze, che è una cosa stranissima. Eh, dietro questa lista civica c'è un'altra storia. Allora, eh, vi anticipo le, il, il succo del discorso perché sto facendo tutta questa premessa. Perché il nuovo assessore all'agricoltura nella città di Latina, nel comune di Latina, dal 1991 è farm manager della Monsanto. Ok. Ehm, questa, questa lista civica, nata dal basso, con un supporto popolare altissimo, i cittadini che si erano stancati, ha raccolto i voti del Movimento 5 Stelle che non, era, che non si è potuto presentare per questioni interne, loro adesso non, non so neanche. Eh, questa lista civica aveva raccolto proprio il malcontento della società civile che eh, appunto ha visto la città spegnersi da ogni punto di vista, ingrigirsi tra cemento e eh, appunto eh, parchi che venivano, venivano ampiamente deforestate le aiuole, cioè abbiamo pochissimi spazi verdi, sono riusciti a togliere anche quelli, cambiando le destinazioni d'uso, facendo lo schifo. Quindi eh, una lista che ha puntato tantissimo sul verde pubblico, su tutte queste belle cosine, che nasce dal basso, in realtà è eh, la nuova elite di Latina, nel senso che se prima c'erano i palazzinari, quindi il Consiglio Comunale, comunale era composto prevalentemente da eh, imprenditori edili, la maggior parte erano loro, adesso abbiamo cardiochirurghi, avvocati, ingegneri e questo farm manager. Monsanto, questa lista civica nasce direttamente da un'associazione che si è costituita nel 2010, eh, che si chiamava appunto Rinascita Civile, che appunto aveva come scopo la cittadinanza attiva, eh, la partecipazione e via dicendo. Nel 2010 questa associazione non fa più o meno nulla, nel 2011 inizia con delle feste anche abbastanza importanti, considerato che è un'associazione che si è appena costituita. A monte c'erano parecchi soldi, parecchi finanziamenti, iniziano con delle, delle feste, in particolare la rassegna lievito che invitava ehm, attori, conferenze di, di varia natura, anche cose interessanti da un certo punto di vista. Dal 2011 il presidente di questa associazione è Damiano Coletta, quello che adesso attualmente è sindaco e la maggior parte della, eh, della giunta faceva parte di questa associazione, quindi era un gruppo che si era già ampiamente consolidato e che avevano già scelto più o meno eh, di ehm, portare all'amministrazione della, della città. Quando vengono nominati gli assessori questa giunta trasparente eh, rende pubblici i curriculum soltanto dei dipendenti pubblici, quindi quelli che erano insegnanti, quelli che lavoravano nel pubblico impiego, hanno il curriculum reso appunto ampiamente disponibile alla cittadinanza, gli altri erano liberi professionisti. Però il signor Felice Costanti, appunto l'assessore all'agricoltura, ha la, il profilo su LinkedIn. Che è il social network eh, professionale, no? quindi dove uno carica può pubblicare le proprie esperienze lavorative e via dicendo. E sul profilo LinkedIn si legge che questa persona ha lavorato, ha iniziato a lavorare nel 1991 con la Petosid, che era eh, questa azienda italiana che faceva collezione. Di eh, patrimonio genetico vegetale, quindi iniziava a fare un collezionamento di questo tipo, catalogazione e anche miglioramento genetico. Miglioramento genetico è in un certo senso manipolazione. Dopodiché, questa petosi viene acquistata da Seminis, che attualmente è la parte della Monsanto che eh, vende buona parte dei semi già commercializzati, cioè non è che Monsanto in Italia non c'è. In Italia, in Italia Monsanto c'è e sta già vendendo i suoi prodotti. Tutti quanti i semi della Seminis vengono da Monsanto, sono loro, perché dopo la Seminis appunto è stata acquisa, acquistata da Monsanto. E questa persona appunto, Felice Costanti, non è un, uh, un ragioniere dentro, dentro questa multinazionale, è farm manager, quindi comunque ha le sue responsabilità, sa perfettamente quello che sta facendo, è un agronomo. Sul profilo LinkedIn si legge anche che tra i suoi interessi principali ci sono, cito testualmente, diritti civili, sociali, azioni sociali e diritti umani. Boh, vabbè, comunque. Eh, nel frattempo... Hm? Sì, nutrire il pianeta. Cioè, dopo, dopo se muore è un altro problema, insomma, non è che noi abbiamo riempito, muore a pancia a però pensare che la Monsanto sia entrata in contatto con il comune di Latina soltanto con questa, con questa lista è abbastanza ingenuo. Dal 2013, infatti, il settore viabilità acquista il diserbante, cioè il glifosato, non era il Roundup, era un diserbante a base di glifosato, comunque ehm, attraverso il comparto viabilità. Per eh, la manutenzione del manto stradale, quindi come diserbante delle per le infestanti che eh, crescevano sul manto stradale. Quindi già ben tre anni prima che arrivasse eh, questa, questa lista Latina, bene comune, tra l'altro, non abbiamo detto il nome che è bellissimo: ehm, il comune già ampiamente acquistava da, da Monsanto. Monsanto ha un centro ricerca a Latina. Eh, questo centro ricerca si trova geograficamente parlando più o meno a metà strada tra la centrale nucleare e eh, sì, scusatemi, la centrale nucleare sta più a valle verso il mare e la discarica è un posto bellissimo Latina veniteci in vacanza, è meravigliosa! abbiamo il mare c'è anche la centrale nucleare che è spenta però era stata attivata negli anni 60, di conseguenza eh, questa centrale nucleare ha effettivamente il nucleo di uranio e quindi insomma tutti gli effetti va tenuta sotto controllo e via dicendo produce scorie e tutto quanto e c'è un'incidenza di tumori abbastanza importante in quella zona, appunto i tumori tipici quindi alla tiroide e alla mammella. Ehm, abbiamo appunto questo, questo panorama bellissimo che è nella parte diciamo ovest della rispetto al comune perché Latina è fatta in un modo un po' particolare, eh, c'è la città che è, sta lì insomma è sotto Roma e eh, tutto intorno ci sono vari borghi, piccoli mh, agglomerati urbani che fanno sempre parte del comune di Latina, non sono vere e proprie frazioni, sì si possono considerare delle frazioni, eh, sono piccoli agglomerati urbani con intorno campagna. Campagna che però, da una parte, per esempio, c'è Borgo Faiti che eh, produce quasi esclusivamente per la Findus, quindi, boh, insomma, eh, sì, campagna di un certo tipo, e, mh, poi c'è appunto Borgo Montello che ha eh, la, la discarica nella quale quasi sicuramente sono interrati i fusti tossico nocivi eh, dei tempi d'oro della Camorra eh, che sono stati appunto eh, portati all'attenzione della, della stampa nazionale in una dichiarazione del pentito schiavone quello che poi è morto che ci parlava appunto della terra dei fuochi nominando anche la discarica di Borgo Montello e poi a Borgo Sabotino abbiamo questa centrale nucleare nel mezzo tra le due, a Brugo Santa Maria, c'è lo stabilimento della Monsanto, quindi probabilmente stanno facendo anche sperimentazioni sullo scenario biologico futuro della Terra, perché tanto quello sarà, ehm, per vedere se le piante resistono, cioè a me mi è da pensare anche questo, che potrebbe essere benissimo. E, e quindi vabbè, tra l'altro in quella zona la falda è inquinata e, e adesso per un periodo c'è stato il divieto di irrigare i campi, quindi immaginate che ci sono delle famiglie intere che vivono più o meno di quello e, e non hanno potuto irrigare i campi, non hanno potuto vendere prodotti, quindi... Eh, conoscendo anche un pochino la zona, immagino che in realtà quei prodotti in qualche modo siano usciti da lì e siano ampiamente stati commercializzati. Ehm, la Monsanto ha parecchie proprietà, abbiamo detto, nella, nella zona di Latina, ha questo centro ricerche che è uno dei più importanti, probabilmente il più importante in Italia, a quanto abbiamo avuto modo di, di leggere in giro, e eh, in realtà non è soltanto quel centro ricerca è importante, è importante il fatto che molte aziende di Latina hanno dato la disponibilità piena a Monsanto di poter eh, provare i loro prodotti in campo aperto presso le loro, presso le loro aziende. Ehm, ce ne, sono, ne abbiamo trovate diverse, in realtà diversi nomi, che sono aziende normalissime, non è che ci sia qualcosa di strano se cioè, si va a leggere al di là che magari si trova qualche parentela strana, ma è anche vero che... Latina è piccola, quindi è verosimile che eh, all'interno di, di un borgo lavorino più persone appartenenti alla stessa famiglia nello stesso settore, quindi no, non sono cose troppo strane che, che, mm, che destano sospetto, semplicemente ci sono proprio delle aziende che hanno dato campo libero. A Monsanto. Adesso noi abbiamo potuto vedere eh, nel corso delle nostre ricerche che più o meno dal 2013 la maggior parte delle curcubitacee prodotte nell'agropontino, che è una delle zone di produzione maggiore a livello agricolo in Italia, sono quasi tutte quante Monsanto, sono tutte mm, culture OGM. Curcubitace quindi si intende zucchine, cetrioli, zucche, cocomeri, meloni. Noi siamo i primi produttori in Italia di cocomeri e meloni perché abbiamo un terreno che è molto ricco di acqua. Il problema è che l'acqua eh, in alcune zone è altamente inquinata e, eh, comunque, i semi vengono da questi stabilimenti, da questi centri di ricerche. Eh, abbiamo potuto vedere appunto che mh, semplicemente ah, tra l'altro in alcuni articoli eh, non, si parla di non meglio identificati competitor della Monsanto. Questo che cosa significa? Significa che noi ci stiamo concentrando su questi nomi, ma in realtà la Monsanto non è l'unica che fa queste cose. Eh, abbiamo trovato eh, per adesso loro fanno soltanto ricerca: ehm, un gruppo che opera attorno, ruota attorno all'Università del North Carolina con l'ausilio di un professore di botanica, mi pare, ehm, che ha degli stabilimenti anche in Italia, ha diversi stabilimenti in Italia, due nel territorio di Latina, nella provincia di Latina, ma ce n'erano almeno sei in Italia. E loro per adesso fanno soltanto ricerca sulle curcubitace sempre perché evidentemente non so per, per quale motivo forse si tratta di prodotti facilmente vendibili, facilmente molto resistenti o facilmente manipola, manipolabili, non lo so. Eh, fatto sta che comunque c'è sempre questa attenzione sulle, su questo tipo di piante. Eh, no, aspetta, scusami, la, la zona di Latina intendi? Allora, sono prodotti che eh, diciamo, la, la, la provincia di Latina... è, esporta al di fuori della provincia tantissimo, esporta anche all'estero. Eh, in generale io ti posso dire, però è esperienza mia personale, che io ho trovato i meloni cocomeri di Latina in Sicilia, in Basilicata, e li ho trovati in Veneto, li ho trovati dappertutto. Eh, ma perché? Perché lì, allora tendenzialmente ci sono delle culture specializzate a Latina, e questo è un fatto. Il terreno si presta alla cultura di curcubitacee perché richiedono molta acqua, il terreno è acquoso e non, non ci sono difficoltà nell'irrigazione. Vanno in giro, cioè sono prodotti che vengono commercializzati dal 2013. Cioè c'è questo zucchino che è stato presentato nel 2013 dalla Monsanto, eh, il Living Proof hanno fatto questo evento, presso un'azienda agricola normalissima hanno presentato questa varietà di zucchino che tra l'altro ha il nome che sembra una targa di macchina perché è SV9441YG. Eh sì. E, e poi ce n'erano altre due, uno particolarmente indicato per la Sicilia, uno indicato per il nord Italia, perché appunto stanno chiaramente studiando le condizioni più adatte e via dicendo, ma in realtà sono già commercializzati, eh, perché appunto questa qui è una cosa del 2013, vi sto leggendo cose... No, non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Il Living Proof è lo stesso evento che c'è stato in Puglia, promosso da Monsanto e Basf, grazie al quale in quel momento sono riuscite a, a sperimentare un determinato pesticida sul terreno che ha scatenato il, silente del, il gene silente del batterio Xylella. Da lì è nato, è nato tutto, è lo stesso identico evento. Ehm, poi vabbè, eh, per farvi capire l'importanza dello stabilimento di Latina, io vi sto leggendo dei comunicati stampa di Monsanto, cioè non sono cose che abbiamo ricercato in archivi entrando di notte e sfondando porte, sono su dei siti internet, comunicati stampa dell'ufficio stampa Monsanto dello stabilimento di Latina. Praticamente parlavano di questo, fino, questo finocchio estivo tardivo, sempre della seminis. Quindi non è Tanto Monsanto, perché quando andate a comprare i semi, quando cercate i semi e via dicendo, non leggete Monsanto, non sono stupidi, scrivono Seminis, perché è Seminis che si occupa delle sementi da vendita. E questo finocchio è stato creato con genetica tutta italiana a Latina, quindi per farvi capire quanto è eh, nevralgico questo punto. Eh, tra l'altro, cosa carina, l'americanata della Monsanto che ha fatto questa qui, ve la, ve la racconto giusto per farvi capire a che livello siamo e perché alla Lira ha preso tantissimo questa cosa. Eh, Monsanto ha indetto il concorso per eh, tutti i produttori che acquisteranno almeno 15.000 o multipli semi e piantine delle varietà di melone retato italiano SV 54-48 ml, vabbè, varie varietà. Eh, fino al 22 aprile di quest'anno e c'era questa, questa, questo premio che era in modalità instant win, cioè scopri se hai vinto. Eh, Praticamente il, il, il premio in, in palio era un test drive a bordo di una supercar e non vinceva soltanto chi acquistava, a, vinceva anche chi vendeva questi semi. Quindi tu devi essere bravo a convincere gli agricoltori della zona a comprarti almeno 15.000 semi o piantine di questa, di questa varietà di melone. Cioè, non, è, non è una bugia, cioè, sono in comunicati stampa di Monsanto, lo fanno davvero questo. Siamo a questo livello, eh, vi dico due cose ultime eh, perché questi qui sono tutti quanti dati ufficiali eh, So abbastanza tempi tecnici purtroppo sì, okay. velocissimo, chiudo, so, io chiudo subito eh, Monza, questa, pers questa persona qui questo Felice Costanti, l'assessore eh, in passato quando ancora appunto non era una, una situazione, non era ancora in politica niente eh, so che regalava piantine e semi di pomodoro della sua azienda, ma parliamo di 2.000 piantine di pomodoro regalate, promettendo delle rese allucinanti, su terreni, perché a Latina sì ci sono terreni buoni, ma ci sono anche delle zone in cui non cresce assolutamente nulla e praticamente mi hanno parlato di questi pomodori che hanno dato frutti fino a novembre, regalati, quindi questa persona portata così. Eh, chiudo dicendo che appunto il discorso delle istituzioni lascia veramente il tempo che trova e Latina ne è un grandissimo esempio. Se vi state chiedendo perché proprio Latina? Perché Latina è un posto dove eh, da una parte c'è la condizione climatica e ambientale per fare queste cose, dall'altra parte è politicamente estremamente isolata, estremamente. Quindi Chiudo chiedendovi una, una grande cortesia che non riguarda la città di Latina, non riguarda noi. Non lasciate i compagni isolati nelle lotte, non lasciate zone scoperte, isolate. Informatevi, cercate di capire che cosa c'è attorno a voi, perché tanto i prodotti di Latina a Ferrara ci arrivano, per esempio. Ok? Grazie. Chiudiamo con, con un messaggio. E qualche settimana fa abbiamo ricevuto una mail che abbiamo ritenuto molto interessante. E questa mail conteneva un volantino eh, che riporta un testo contro di fatto un, uh, un fenomeno che si sta venendo a, a creare, come tutti i movimenti, come tutti gli aspetti, diciamo... Eh, di lotta prima o poi subiscono, rischiano di subire un, un processo di, di mercificazione, di privazione eh, degli, degli ideali, in questo caso degli ideali di liberazione. Questo sta subendo ultimamente il, il veganismo e, e di conseguenza l'antispecismo. Quindi noi abbiamo ricevuto questo volantino che potete trovare al nostro banco: eh, si chiama Capitalismo eh, vegan e mercificazione. E introduce in pratica la, la lotta a chi sta facendo un business sugli ideali di, di liberazione, eh, creando eh, marchi e facendo cadere il veganismo come fosse semplicemente appunto una moda, un marchio, una, una dieta, una scelta alimentare e, e niente di più. Eh, noi oggi vogliamo lanciarvi appunto un, un messaggio attraverso due. Due striscioni che abbiamo preparato per, eh, per l'occasione con i quali concludiamo la, la conferenza e, con i, e attraverso i quali eh, lanciamo di fatto quella che vogliamo sia la prossima mobilitazione da parte di tutti quelli che non, che non mangiano vegano ma sono vegani, portano avanti il veganismo come ideale di liberazione, portano avanti un antispecismo politico che parli di, di liberazione animale, umana e della terra. A Bologna a metà settembre si terrà il Sana, dove, dove eh, a Tenere Banco sarà eh, la certificazione eh, del, eh, del veganismo per eccellenza Vegan Ok, che certifica e mette le mani sul, sugli ideali di lotta per, eh, puramente per un, per un business. Sana che è un festival che promuove eh, i dossier dell'EFSA che è l'organo che ha dato il via libera al glifosato, alla diffusione del glifosato in Italia. Sana che promuove, che, che spinge le persone, che, che, che promuove sconti per prendere i, i treni a alta velocità per raggiungere il festival, quindi finanzia eh, direttamente la, la TAV. Noi vi chiediamo, come Martina ha fatto giustamente per Latina, e ci lavoreremo tutti assieme per creare Latina Resiste, vi chiediamo di tenere l'attenzione alta sul fatto delle certificazioni eh, sul, eh, sui prodotti vegani, sul fatto di, eh, de, da parte della grande distribuzione organizzata delle multinazionali che di fatto eh, portano avanti sfruttamento animale e parallelamente partoriscono dall'oggi da, da al domani prodotti eh, vegani. Quella non è liberazione, questa non è lotta, questo non è veganismo. È solo rimanere schiavi del capitalismo, del consumismo, del sistema antropocentrista. Questo è un messaggio: domani iniziamo a, eh, a lottare. Da, da domani, da oggi pomeriggio stesso, passate al nostro banchino, al nostro stand: siamo tutti terrestri. Il cambiamento è nelle mani di ognuno di, di noi. Grazie a tutti. Ecco qua. Allora, messaggio forte, ognuno fa la sua strada e ognuno è libero di scegliere quello che crede. Nessuno punta il dito contro nessun altro, siamo noi che dobbiamo scegliere che cosa vogliamo fare. Per questo è la libertà e non può essere assolutamente fraintesa. Per cui Simone ha fatto la sua conferenza, la sua denuncia. Ed è importante il suo messaggio, quindi ognuno ne faccia ciò che vuole e scelga con la propria testa. Grazie mille, andiamo a mangiare, ci rivediamo nel pomeriggio. Grazie.